Lei praticamente ha attenzionato particolarmente questo studio, so che è stata qui anche per un periodo di tempo, per proprio studiare particolarmente. Da dove nasce proprio, perché lo spunto di studiare proprio questo momento storico? Ma diversi motivi veramente, in parte perché quando ero più giovane facevo il dottorato, già la rivolta era famosa, cioè è molto emblematica, tutta una serie di problemi. Quindi ho sempre avuto questo fascino per la storia di Bronte e per la rivolta. Poi ovviamente c'è anche il luogo, c'è il luogo in sé, il vulcano, è tutto affascinante. E infine c'è stata questa scoperta dell'archivio della Lucia di Bronte. E questo archivio era una cosa così incredibile, che raccontava così tante cose, cioè così dettagliato, che mi sono fatta prendere appassionata di questa storia. C'è stato qualche particolare che l'ha colpita in tutto questo periodo di studio, qualcosa che proprio le ha dato la spinta a continuare ad approfondire particolarmente lo studio? Probabilmente due cose diverse fra di loro. In parte è questa presenza degli stranieri e le loro lettere, dei loro commenti. Quindi mi sembrava una cosa completamente insolita di avere un gruppo di stranieri, un gruppo di inglesi qua e avere tutte le loro lettere e capire tutto quello che loro avevano subito e pensato. Questo da un lato. Dall'altro lato, il modo in cui la memoria della storia di Bronte, anche l'identità di Bronte si è sviluppato negli ultimi 150 anni. E questo è anche molto interessante e molto insolito. Quindi c'è una parte questa presenza dell'inglese e dall'altra parte l'identità di Bronte stessa, che sono due cose molto interessanti. Quanto tempo hai impiegato per studiare, quindi quanto tempo hai impiegato proprio qui nel nostro circondario per appunto analizzare tutto quello che hai avuto a disposizione? Tanto tempo veramente, in parte anche a Palermo per l'archivio, questo sono stati mesi e mesi di lavoro, stare là a studiare le carte. Poi qui sono tornato quasi ogni anno per tipo 5 anni per girare, per capire, quindi questo. Però cioè, diciamo le ricerche probabilmente ho messo una cosa tipo 4 anni. Infine, quando ho cominciato a scrivere è stato abbastanza veloce, diciamo un po' più di un anno. Abbiamo già detto anche, comunque il dottore Martello ha parlato molto bene di lei e quindi anche dei suoi innumerevoli impegni. Sappiamo che comunque è un po' in giro dappertutto ad insegnare, quindi comunque la sua professione la porta in giro per il mondo ed è veramente gratificante sapere che ha voluto porre attenzione a quello che ovviamente è stato un momento storico molto, molto particolare. Cosa vuole diciamo, lanciare come messaggio, se c'è un messaggio, una conoscenza particolare attraverso questo suo lavoro? Ma secondo me anche, infatti, è proprio questo, è che noi possiamo avere questa visione grande, ma è anche i posti, cioè la microstoria è una cosa molto interessante. E ogni tanto uno può imparare di più studiando soltanto un posto, un paese, una città, invece di fare una cosa grande, perché alla fine chi è che fa la storia? Sono le persone, è la gente. E Bronte, secondo me, è un posto molto importante sotto questo punto di vista, un posto relativamente piccolo, che fa tutta una storia, che è la storia nazionale. L'altra cosa che volevo fare vedere, studiando Bronte, è come Bronte era intrecciato non soltanto con la storia italiana, ma anche con la storia inglese e quindi anche con, se vogliamo, la storia dell'impero britannico, quindi con una storia globale. Quindi non c'è una piccola storia, non c'è veramente un posto isolato. E quindi Bronte per me, è anche un sintomo di come un posto si inserisce in un argomento molto più grande, molto sì, più vasto. Qual è la cosa che porterà con sé di tutto questo periodo di studio? La cosa che proprio ricorderà con più piacere ogni volta che troverà ovviamente questo libro davanti? Ma in parte la bellezza degli archivi, di queste lettere, e poi anche, cioè, stasera è così fantastica, per me è veramente un momento di grande emozione. Quindi in certo senso probabilmente questa serata, devo dire, se lei mi chiede. Di questa manifestazione di oggi, che è l'associazione Bronte Insieme, per la quale darai saluti Laura Castiglione. Io però ho un obbligo e un piacere di richiamare la vostra attenzione su questa pregevole associazione che tiene e che cura un sito. Troverete gli estremi del sito che pochi ancora non l'abbiano visitato, www.fronteinsieme.it.
di primordio. L'uomo considera uno strumento di crescita culturale, civile e borghese, ne segnando i meriti, e lo segnalo a chi ancora non l'avesse avuto modo di visitare questo sito. Davvero, davvero è encomiabile e ragguardevole. La parola a Laura Castiglione in rappresentanza di Bronte Chiesa. Vorrei concludere e di mettere Bronte
in un contesto più grande. Prima dalla Sicilia orientale, della, quella che succede proprio in quei mesi nella provincia di Catania, poi pronte nella storia del regno delle due Sicilie e in Italia, ma anche, e per me era la parte in un certo senso più affascinante, pronte nel contesto del, cioè, globale, se vogliamo, nella storia del Mediterraneo, nella storia della, dell'espansione inglese nell'Ottocento, e vedere anche come per esempio, che a me, cioè, si vede molto negli archivi, l'effetto dell'emigrazione borghese sull'economia della Lucea alla fine dell'Ottocento. Quindi ho cercato di capire e di scrivere la storia di Bronte su tanti livelli diversi. E quindi concludo ora con questa ultima cosa, che è la lotta sempre per la terra, che secondo me è sbagliato dire che c'era, la comunità era divisa in due, infatti questa è la tragedia, che la comunità non era divisa in due, la comunità era divisa tipo in quattro parti, se non di più. Uno, c'erano i contadini, in un posto, cioè in un livello, poi c'erano almeno due fazioni fra le elite che si lottava per il controllo del comune, poi c'erano gli inglesi che erano un po' mischiati ma anche fuori, quindi già era una situazione per niente chiara. E poi ovviamente che non abbiamo parlato per niente di questo, anche perché è una storia complicata, c'era anche una grandissima lotta per l'uso della terra. Cioè, fra i pastori, fra quelle che coltivavano il grano, fra quelle che potevano fare un'agricoltura più commerciale, e poi anche ovviamente, che per me colpisce tanto, la lotta per la foresta, no? Che in quell'epoca era veramente la lotta feroce. Quindi quello che dobbiamo capire è proprio la complessità di questa storia, e quindi dando la colpa a una parte o un'altra, secondo me è sbagliato. Era, come vedete, i motivi per leggere il libro della professoressa Raia che sono venuti tanti, e per chi l'ha letto, motivi per rileggerlo ancora. Grazie per la vostra attenzione, e ancora un grazie a chi, ecco, a una persona che non era presente, perché di fronte insieme stasera era presente Laura Castiglione, era presente Franco Cipani, non era presente Nino Liuzzo, che è un punto di riferimento di fronte insieme. Vi prego di lasciare la vostra mail all'uscita, e vi ringrazio davvero per la vostra presenza, veramente, che ha tanto il cuore e che incoraggia a fare delle cose belle come questa. Arrivederci.